Un approccio che utilizzo nel mio lavoro di relazione d'aiuto è il logo counseling della logoterapia. Cos'è la logoterapia? La logoterapia risale agli anni 30 con Viktor Frankl e affonda le sue radici nella psicoanalisi freudiana e individuale di Adler. La logoterapia però non è orientata al passato, piuttosto al futuro. Si focalizza su obiettivi futuri da realizzare e attribuisce così un significato e valore alla propria vita. E quindi un approccio basato sul significato. Preciso anche che nel mio lavoro con il logo counseling non sono io a fornire un significato della vita. Guido i miei clienti a trovare autonomamente, tramite gli incontri di logo counseling, il proprio senso di realizzazione e significato. Questo approccio si basa su tre concetti filosofici e psicologici: la libertà di volontà, la volontà di significato e il senso della vita. Il primo principio, la libertà di volontà, afferma che in situazioni immutabili, al di fuori del proprio controllo, rimane la libertà di scegliere come rispondere a tali circostanze. Nel momento in cui la vita ci toglie qualcosa e abbiamo grandi sofferenze, sono due le macro possibilità in cui si può entrare. La prima, soccombere alla sofferenza e rimanere nella sofferenza. La seconda, trascendere e superare il dolore, attribuendo un significato alla realtà. Il secondo principio, la volontà di significato, sostiene che la principale forza motivazionale di un individuo è il desiderio di trovare un senso alla propria vita. Questa forte volontà di significato permette quindi alle persone di sopportare grandi sofferenze e di persistere nel perseguire i propri obiettivi. Il terzo principio, il senso della vita, afferma che in ogni situazione, anche la più dolorosa racchiude in sé un significato che va colto ed elaborato. La vita infatti è portatrice di significati in ogni circostanza, anche in quelle di sconforto. Nel mio lavoro aiuto le persone a trovare ed elaborare i significati degli eventi della propria vita. Attenzione però che nel momento in cui non è possibile realizzare i tre concetti elencati, si sperimenta un senso di vuoto che è dato, generato, dall'assenza di significato. Questa condizione genera la cosiddetta frustrazione esistenziale, che dà origine a sintomi depressivi, genera e aggrava malattie psicosomatiche e disturbi nevrotici. Se vuoi iniziare un percorso di logo counseling con me, puoi contattarmi al più 39 348 0435 819 o scrivermi una mail a davidcardano@gmail.com.